prima volta a Putignano, cosa pensate del nostro carnevale? Beh, intanto sì, prima volta a Putignano per entrambi, devo dire che ne abbiamo sentito ovviamente parlare, perché il carnevale di Putignano è decisamente importante e siamo curiosi di poterlo vedere dal vivo. Insomma, già mi sembra che quello che abbiamo visto appena siamo arrivati è di grandissima festa. Cosa pensate della Puglia e ovviamente quel po' che conoscete del carnevale di Putignano? Guarda, io del carnevale di Putignano conosco un po' tanto, perché l'anno scorso ne ho parlato nella trasmissione di Antonella Clerici e anche quest'anno, e quindi ero proprio curiosa di venire qua e di ammirare i carri di questi, che sono vere e proprie opere d'arte, da quello che so, quindi non vedo l'ora di vederli. La Puglia l'amiamo perché la conosciamo abbastanza bene, abbiamo degli amici, abbiamo visitato Canosa, Savelletri, bella. Da e piccolo poi... sono stato sul Gargano, ma poi Bari, insomma, devo dire, insomma, ci capita di venire, non dico spesso purtroppo, ma più volte, quindi ci torniamo sempre volentieri. E poi il cibo ci ha conquistato, sì. Le fave con la cicoria, le orecchiette e la farinella, adesso la voglio assaggiare perché mi manca. Benissimo, un'ultima cosa, il carnevale è un po' una tradizione, quindi mescola cultura, arte, musica. Secondo voi merita questa attenzione che piano piano si sta guadagnando anche sui media nazionali? E ringraziamo assolutamente Giovanna per aver parlato di noi su Rai 1. Beh, assolutamente sì. Il carnevale è una tradizione, in questo caso per Putignano, importante, ed è giusto che se ne parli. Anzi, io penso sempre che le tradizioni non solo debbano rimanere accese, ma si debbano tramandare e debbano essere conosciute da più persone, perché appartengono, come dicevi giustamente tu, come dire, anche alla nostra cultura, arte, c'è tutto dentro, c'è storia, quindi è giusto che se ne parli. Grazie, buon carnevale. Grazie, buon carnevale.